Sono molti cittadini che hanno partecipato a un pomeriggio a Palazzo Zimbardi, il confronto mensile tra il presidente Podestà, la giunta e i cittadini. Al centro dell'incontro di marzo, la presentazione del libro Il Milanese e l'Unità d'Italia e dell'installazione Scalata Italia, che concludono le celebrazioni per i 150 anni dell'unità del paese, e le testimonianze di alcuni studenti delle scuole Cannizzaro di Rho e Schiaparelli Gramsci di Milano sul viaggio della memoria a Mauthausen. Un incontro importante quello con un pomeriggio a Palazzo Zimbardi di marzo, al centro del dibattito sia le commemorazioni per i 150 anni dell'Unità d'Italia che la testimonianza di alcuni ragazzi tornati da Mauthausen. Sì, sono sempre incontri importanti questi, prima di tutto perché vuol dire mettere a disposizione chi governa la provincia, quindi l'intera giunta, a favore dei cittadini che possono porre qualunque tipo di domanda. È qualcosa che non tutti sanno, ma da 2 anni e mezzo, cioè da quando sono stato eletto Presidente della provincia di Milano, questo impegno l'abbiamo sempre mantenuto. E in secondo luogo, in questo caso, il fatto di avere i ragazzi che tornano da Mauthausen. Gli anni passati si andava ad Auschwitz per un problema di impossibilità da parte delle ferrovie di mettere a disposizione il treno, siamo andati a Mauthausen, ma è anche giusto vedere come la tragedia della Shoah ha colpito in tante parti d'Europa. E poi chiudiamo questa commemorazione dei 150 anni dell'Unità d'Italia e credo che sia l'ultimo passaggio doveroso. Ricordiamoci che questa unità, che può avere anche tanti limiti ma infiniti pregi, è costata tante vite umane. Io penso ai miei 2 nonni che sono morti, uno in marina e uno sul Carso nella prima guerra mondiale. Com'è stata la tua esperienza a Mauthausen? Beh, appena entrato al campo ho provato un senso d'angoscia, soprattutto vedendo il luogo, come era fatto, e il baracca era in uno stato veramente desolante. È stata innanzitutto un'esperienza costruttiva perché ci ha permesso di innanzitutto vedere la storia con i propri occhi, che è molto diverso da studiarla sui libri, e ci ha permesso di ricordare quegli eventi e farci ricordare che è meglio che non accadano più.